un altro sistema oltre a quello familiare da cui si può originare un disagio nel singolo, quando le interazioni in questo sistema non sono rispettose, non sono adeguate, è il sistema scolastico. La scuola dovrebbe facilitare processi di crescita individuale, la libera espressione emotiva attraverso una maggiore attenzione ai processi psicologici degli studenti. Quando non avviene, si possono generare dei problemi, un disagio in alcune persone più fragili, magari in classe, che diventa proprio il capro espiatorio a volte di tutto il sistema, di tutta la classe, di tutto il sistema scolastico. E quando non avviene, ripeto, questa attenzione ai processi psicologici, le interazioni adeguate nell'ambito del sistema, si può attuare un counseling rivolto all'ambito scolastico. Il counseling in ambito scolastico che può essere rivolto agli insegnanti per sensibilizzare su questi aspetti psicologici, oltre che sugli aspetti certamente didattici, eccetera. E anche rivolto direttamente ai ragazzi, sempre in ambito sistemico. Questo modo di lavorare nella scuola può contribuire a contrastare e prevenire varie forme di disagio giovanile che partono proprio da un disadattamento, da un disagio che nasce nella scuola molto. E le difficoltà adolescenziali, comportamenti a rischio, come per esempio aggressiva, bulimia, disturbo di apprendimento, stati depressivi, possono trovare un determinismo anche in ambito scolastico. Dipendenza da alcol, fumo, droghe. Perché in ambito scolastico si determinano delle dinamiche simili a quelle della famiglia? Perché in ambito scolastico le persone diventano persone significative, voi gli insegnanti che altri compagni di scuola. Il counseling rivolto ai ragazzi, ci si può rivolgere direttamente ai ragazzi, deve affrontare soprattutto i problemi personali che riguardano la vita in famiglia, per esempio. Quindi si può partire dalla scuola per parlare direttamente ai ragazzi e affrontare le dinamiche che non vanno magari nella famiglia, o i rapporti sentimentali con il padre, no? Gli approcci degli adolescenti, o di amicizia, dove magari le interazioni non vanno. Ma anche le difficoltà del rapporto proprio con lo studio, con la scuola, tutte problematiche che possono essere oggetto del counseling scolastico. In tutte le scuole dove sono stati aperti gli spazi di counseling, di ascolto, si è visto che la domanda degli studenti è stata molto elevata. Questo perché il counseling, la scuola non viene visto dai ragazzi come un aiuto di tipo diagnostico, terapeutico, che spaventa gli adolescenti. Ma viene visto come una relazione con un adulto competente che può aiutare a capire alcune difficoltà, quindi a modificare certe relazioni che non vanno, quindi viene accettato più facilmente in ambito scolastico. E la richiesta di aiuto a volte è legata anche a problemi più complessi, chiamando l'adulto che sembra competente, l'adolescente si apre e quindi può aprirsi, può esprimere anche con problemi più complessi come magari la morte di un genitore, o di un amico, oppure problemi legati alla sessualità, che in questa età, a questa età possono costituire dei problemi. Ma uno dei compiti evolutivi fondamentali che può costituire un problema a questa età, l'età scolastica, diciamo, che è più che problema, è proprio un compito naturale, fisiologico dell'adolescenza, è la separazione dai genitori.
che può diventare un problema, no? Costituire un problema per l'adolescente. E la creazione di una propria individualità, una propria autonomia, che poi porterà il ragazzo all'acquisizione di un maggiore senso di libertà e di responsabilità. Quando questo è difficoltoso, può essere oggetto, no, affrontato in ambito di counseling scolastico. E ripeto, l'adolescente in questo ambito si apre, magari più di quanto farebbe con un genitore o con uno psicologo, che lo vede, no, viene visto come più visto come con qualcuno che cura la patologia, e quindi l'adolescente viene accettato più spesso. Quindi il caso che si può inserire in questo processo di distacco, di maturazione della personalità, di distacco dai propri genitori, in quanto il confronto con un adulto diverso dai genitori può aiutare a creare nell'adolescente un'idea di sé più personale, quindi a trovare la propria identità più reale, che può essere diversa da quella dei genitori che magari gli hanno trasmesso o gli continuano ad imporre questa mancanza di fiducia, allora va poco, che può continuare ad essere basato sulla mancanza di rispetto. E anche per quando c'è una carenza affettiva, una svalorizzazione nell'ambito familiare. Naturalmente non è che potete pensare che attraverso il counseling a scuola, limitatamente a quel tempo che si può avere in ambito scolastico, che un counselor potrebbe avere in ambito scolastico molto limitato, si possa risolvere tutti i problemi e si possa creare, ottenere proprio una separazione dei genitori. Ma può favorire, può innescare un meccanismo, diciamo, che inizia in questo processo. L'obiettivo è quello di creare un modo diverso di vedere se stesso. Cominciare a rileggere una situazione, magari che è diversa da quella che magari in ambito familiare hanno sempre letto in un certo modo. Quindi rileggere la situazione, vedere se stessi in modo diverso e vedere se stesso anche i suoi problemi, in modo diverso anche i suoi problemi, per creare vie diverse per poter affrontare. Inoltre, il fatto di considerare i propri conflitti, i propri vissuti, magari di sofferenza, come comuni a molti adolescenti, questo aiuta molto. Permette di diminuire l'ansia, ha un effetto tranquillizzante, perché c'è quasi una condivisione del problema, e quindi non si sentono più amici magari avere questi problemi. Anche i problemi di identificazione sessuale molto spesso caratterizzano questi adolescenti. Il fatto di condividere con molte persone, diciamo, alleggia la sofferenza. L'altro obiettivo del counseling in ambito scolastico è l'acquisizione della consapevolezza di sé, la consapevolezza del problema e la disponibilità ad assumersi la responsabilità di risolvere quel problema è un passo importante verso la maturazione del ragazzo. Perché molto spesso, come dicevo prima, non si è consapevole, c'è confusione, si avverte soltanto il disagio, ma non c'è la piena consapevolezza né di se stessi né dei problemi che si devono vivere a quell'età. E nel ragazzo questa consapevolezza è minima, se non proprio assente, perché nell'adolescenza i ragazzi si trovano a doversi relazionare con mondi diversi, difficili, come la famiglia, gli amici, un gruppo di amici, l'accettazione, no, dei coetanei, il corpo che si trasforma, la scuola, i problemi, le relazioni sentimentali che nascono, e sessuali, problemi nuovi, e quindi molto spesso si trovano in difficoltà. I problemi sono tanti a questa età. In questa fase la loro personalità non è ancora sufficientemente strutturata per fronteggiare tutti questi problemi, per gestire i propri conflitti, perché non ne sono pienamente consapevoli, più delle loro.
che se ne fossero pienamente consapevoli, fosse chiaro il problema, potrebbero magari affrontare più facilmente. Il counseling si può proporre anche in questo per facilitare la consapevolezza e il chiarimento dei problemi. Quelle tecniche che già avete cominciato a conoscere si facilita tutto questo. Questo fa sì che quando i ragazzi arrivano a chiedere aiuto lo fanno raccontando i problemi così come li vivono loro, dal loro punto di vista, raccontando soprattutto gli effetti che i problemi hanno su di loro. Per esempio, diranno: mi sento, non ho voglia di studiare, non riesco a stare attento a scuola. Non hanno la chiarezza del problema, il perché, hanno soltanto la percepiscono gli effetti e cominciano a parlare di quello. Non hanno la consapevolezza del vero problema che ha causato quell'effetto. Per esempio, la relazione con un genitore, la mancata considerazione, rispetto da parte di persone significative come l'insegnante o un insegnante, può essere il vero problema e che per un adolescente diventa importante, o con un partner, fidanzatino. In questi casi il counseling può servire proprio a far acquisire ad essi una consapevolezza iniziale del vero problema e non solo degli effetti che produce e di come si sente, di suo emotivo in relazione a questo problema. E guardate, questi non sono obiettivi da poco, perché anche se non dovessero portare immediatamente a superare il problema o all'individuazione di soluzioni per superarlo, rappresenta comunque un primo passo verso l'autonomia, la responsabilizzazione